Oh, ci siamo? Vai. Sei pronta? Sei pronta? Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati! Su quale canale saremo? Cioè, sto video va su tutti e due i canali? Sì. Benvenuti sui canali di Matti Vape e di Miss Svapo. Ok, va bene. Di cosa andiamo a parlare oggi? Dove sono? Andiamo, intanto, fermi. Per prima cosa c'è una novità. E non è Miss Svapo, ma è la mia poltrona. Che non gliene frega una cippa a nessuno. Vedrai che invece piacerà a tutti. Ma secondo me non gliene frega una cippa a nessuno. Intanto, capito? Siamo qua per fare un... per fare, diciamo che... aspetta, spieghiamo la situazione. Siamo qua perché inizia ufficialmente la collaborazione tra me e lei e tra lei e me. Quindi spesso e volentieri nei prossimi mesi, anni e decenni troverete dei video fatti insieme. Perché i video fatti insieme sono tipo Dio. Dovresti fare anche tu tipo Dio così. Altre. Sono tipo... 1, 2, 3, sono tipo Dio! Alleluia! Alleluia! Allora, oggi andiamo a fare cosa, Miss Svapo? Oggi andiamo a recensire, ma prima di dire cosa andiamo a recensire, voglio specificare che qualsiasi tipo di hardware o liquido che vi possa tenere lontano dal fumo è sempre... il messaggio giusto. Qualsiasi tipo di hardware o liquido che vi possa tenere lontano dal fumo è sempre... la scelta giusta. Il prodotto! In cosa, scusa? Il prodotto giusto. Il prodotto giusto. Ecco, perché grazie. Anche io sono Miss Svapo. Sì, dovrebbe crescere qualcosa, esatto. Per... oggi andiamo a recensire e parlare di tre liquidi che ci sono stati forniti da Gennaro Di Santo di VapeExpressItalia.it che... o VapeExpressItalia.it. Cosa cazzo ho appena detto? Vape Express. È il Vape Express. E cos'è che ho detto io? Vape Express. Vape Express. Italia.it. Gennaro Di Santo. Andiamo a parlare di questi tre nuovi liquidi che sono i... quanta pazienza che ci vuole a sto mondo. Con le donne. No, no, con te, non con le donne. Sono i Booyah. Ecco, adesso andiamo a parlare di questi liquidi. Sono Smurf Donuts, Pistacchio Cream Donuts e Boston Chocolate Donuts. Yeah. Visto che sono simpatico, oggi decido io l'ordine, ma inizi tu a provarli. Grazie. Iniziamo dallo Smurf Donuts e ricordiamo che sono liquidi a zero di nicotina in prova. Quindi sono Mix and Vape, bene male, shake and vape. Composizione 75-25 con l'aggiunta delle basette 80-20 diventano degli 80-20 praticamente. Quindi potete avere dei liquidi comunque molto densi per il vostro piacere di cloud potente, vero Matti? Cloud potentissimo, esatto. Cloud deep. Oh Dio. Dai, su, andiamo a provarli? Allora, adesso li andiamo a provare. Tu apri tranquillamente. Io li proverò sull'Avatar RS250 Limited Edition con l'H24 e un Alien V2 all'interno, mentre Miss Svapo... andiamo a provarli dalla tua stessa... andiamo a fare la prova olfattiva e degustativa. Oddio, va bene. Tipo Dio! E poi sono io che continuo a dirlo, c***o. Vabbè, vai. Andiamo a fare la prova olfattiva e degustativa, visto che sono liquidi comunque a zero. Ne andiamo a provare uno dietro l'altro con relativa prova di svapo. S'mores Donuts. Come? S'mores Donuts. Donuts. Oh. Devi essere un po' americana nella lingua. Sì, nel cervello devi essere. Nel americana. Cosa? Attenzione. Oh. Il profumo di una ciambella appena sfornata, tipo quelle che vendono appunto nelle vaschette, quelle di Homer Simpson. Però il sapore è quello dolce di una nota ciambella. A parole tue. Allora, Smurfs Donuts. Oh, sento della cannella in sottofondo. Cannella dovete trappa fuori. Cosa ti ci vuoi giocare?
ci sento la cannella. L'unghia del piede. Lo sento molto frittoloso e ci sento una base di cannella io. Magari lei no, ma io sì. No, cannella, ragazzi, fidatevi, dai, dipende poi quanta fiducia avete in me e in Matty Bates. Cambia completamente il gusto da annusato a provato, degustato. Vada, andiamo a dripparlo. Dripotuto di cattiveria. Immagini Miss Svapo con la barba dei tetti. Io provo. Io ci sento sotto la cannella, ragazzi, mi dispiace. Ok, provate, totalmente diverso dalla prova olfattiva e degustativa, perché si sente comunque il sapore della cannella, che di solito è contenuto nelle donuts, detta alla maniera di... Oh, grande! Yeah. È molto dolce. Devono piacervi liquidi abbastanza dolci perché vi possa piacere, secondo me. Sulla confezione ci sono delle tracce di ciambella al cioccolato, insieme a topping al cioccolato, zucchero, ovviamente, pastella fritta delle ciambelle. Lo sento molto frittoloso come liquido. Ci sento la cannella, purtroppo a me la cannella non piace né nelle varie forme che si può mangiare, bere in qualunque modo, insomma, e quindi automaticamente nei liquidi mi fa passare il gusto, però è un liquido buono. A chi piace la cannella, questo liquido qua piace sicuramente, okay. Quello è sicuro. A me piace la cannella, ragazzi, perché la metterei anche nel caffè latte volendo. Infatti quando vado da Starbucks nei paesi stranieri c'è sempre la cannella nelle varie beveroni di latte, e giuro, questo qua mi piace veramente tanto. Poi sbaglio, si sente anche in una base un po' latte. Completamente diverso qua. Lo so. Non mi piace qua, ti dico. Qua non me lo svaperei mai, poi mai. Perché è un liquido da crowd, comunque. Deve avere un po' di agnosità in più. Te l'ho detto, li è strette. I cremosi, se li scaldi, vengono fuori meglio. Non è male, però. No, qua proprio non piace. Qua lo senti più intenso il fritto. Qui senti più la base zuccherina e di cannella. Sono sincero, dovessi provarlo in negozio in un atomizzatore del genere, non lo comprerei mai. Ma non perché, ripeto, il liquido sia cattivo, ma perché ha un sapore che proprio no. È abbastanza chiuso qua. Qua è una single coil qua, non abbiamo la doppia, quindi siamo tutti e due in single coil. La differenza è che qui è scaldato e vengono fuori tutte le note per bene. Ed è più arioso anche questo, eh. Mentre lì, nonostante sia un atomizzatore Ladali molto aromatico, no. Lì questa è la conferma che un liquido varia da atomizzatore ad atomizzatore, non sono uguali su ogni atom che provate. Quindi il mio consiglio è, quando andate a scegliere un liquido, provatelo su più atomizzatori se avete la possibilità, se magari c'è la boccetta aperta, piuttosto che la possibilità di provarlo su più atom. E questa è la prova certa. Sì, ripeto, la cannella a me non piace, quindi se dovessi dargli un voto gli darei 6 solo per la cannella, perché il resto è buonissimo del liquido. Il secondo che andiamo a provare, che lo presento io perché altrimenti parla solo lui, giustamente lui è Matti, quindi parla solo lui, è il pistacchio cream donuts. Ragazzi, regaliamo un corso di inglese sia a me, che sono un cretino esagerato. Bella l'unghia, mi piace un sacco. E che farò uno zoom sull'unghia in questo momento. E sei fuori fuoco! È il pistacchio cream donuts. 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 Ma dicono tutti donuts, perché tu devi essere diverso? Bravissima, l'hai detto, perché io sono diverso. E togliti quegli occhiali, cortesemente. Allora. Ma ci vedo uno schifo, non riconosco neanche la camera dal microfono. Basta, hai rotto il c***o! Albero. Questo video è consigliato alla visione di bambini e maggiorenni accompagnati. Allora, il secondo che andiamo a provare lo presento io, perché altrimenti fa tutto lui. Pistacchio cream donuts. 50 più 10 ml per renderlo comunque un 60 ml in tutto, mix and vape. Una confezione identica come l'altra, dove c'è il rosa che domina sovrano, quindi un liquido totalmente al femminile, ma anche volendo maschile, dipende se mi piace il rosa. Tutta la linea, come abbiamo già detto prima, è stata fornita dai nostri amici di Vapex Italia.it. E adesso, tende prova olfattiva e degustativa, ma che ti lascio iniziare? Ma veramente? Vabbè, ok. Allora, anellino, che non serve una madonna. Cosa servono quelle gli lilita? Servono per tenere fermo, tipo un sigillo di garanzia. Oh. Per tenere fermo e chiuso il tappo, in maniera che quando andate ad acquistare i liquidi sia certo che sia chiuso. Esatto. Yeah. Il pistacchio non lo sento proprio. Però il sapore è buono, si sente qua il fritto, ma il sapore è veramente buono.
per fortuna qua non sento la cannella, non ce la sento proprio. Io lo sento questa. Io lo sento perché c'è quella nota tostata della frutta secca. Scusa se non lo sento. Non è colpa tua. Sento anch'io tantissimo il fritto della ciambella. Un attimo. Volevo drippare in casa. No, vai. Grazie. E sento anche la base lattea della crema, questa sicuramente. Sì, la base lattea effettivamente si sente. Sai cos'è che sento più che la base lattea? Mm. Hai presente la caramellatura che fa lo zucchero sulla frittella proprio? Sì. Quella cosa là, vado a svuotare. Pistacchio cream donut. Ok. Allora, posso assaggiare da te? Continuo a non sentire il pistacchio, però il sapore è veramente buono. Questo qua, una via di mezzo tra un all day e un liquido che impasta in bocca, però è quella via di mezzo che a chi gli piacciono i liquidi un po' più forti, un po' più decisi rispetto ai liquidi blandi, ci sta da morire. Mi piace molto, anche se la nota dominante del pistacchio non la sento, ma è un problema mio magari, quindi è buono. Per me è 8 questo liquido qua. Allora, io invece sento la base latte della crema, che è la prima cosa che vi arriva. Poi resta in bocca ovviamente l'impastatura del fritto della ciambella, perché quella si deve sentire, altrimenti non è un donuts. Ecco. Invece in prova di svapo non sento il pistacchio tanto quanto invece l'ho sentito nella prova olfattiva. Sono d'accordo anch'io con Matti. È un liquido che impasta comunque la bocca se vi piacciono i gusti tanto dolci. In questo periodo dell'anno poi sono ideale, perché con l'inverno il freddo che sta arrivando è il massimo. Però per me non è un all day, assolutamente. No, no, all day no. Diventa all day questo qua per chi ama i liquidi veramente forti. Sì, ma se è forte comunque non è un all day. Ok, ma ci sono persone che preferiscono liquidi molto forti come all day, ci sta. Sì, ci stanno, però dal concetto originale, concetto esatto, comune, non è un all day. Assolutamente poi, no. Per gli altri invece. Varie ed eventuali ci possono stare tutte. Esatto. Poi, per arrivare al prossimo, che mi dispiace, ma lo presento anche io, perché questo qua già dalla foto vedo che c'è una cosa che mi piace un sacco. Oddio, c'è la cioccolata bianca. Non commento. Boston Chocolate Donuts. Ah, che mi è orgogliosa di se stessa. Sono sempre liquidi della Flavorific. E Boston Chocolate Donuts, dalla fotografia si evince che sia sempre una ciambella, ma ci si trova sopra la cioccolata bianca e sembrerebbe una marmellata. La vedi qua la marmellata? Sì. Lo so, grazie. Mi dispiace, faccio il sessista e lo provo per primo io. Ma sei un infame, le presentate, almeno fammelo provare prima a me. Provare prima a me. Oggi le prese per il culo abbondano. Le prese per il impresa diretta. Ok, andiamo a... lo voglio andare a provare, ma non perché non voglio farlo provare a lei, ma perché c'è la cioccolata bianca in mio! Allora, annusandolo, la cioccolata bianca non la sento, ma sento molto il fritto e la marmellatina. La marmellosa. Madonna, sei buona. Provato in degustazione, veramente buono. Mi sento solo il fritto, però lo sappiamo. E questo è il bello di fare le recensioni dei liquidi in due, perché hai più pareri. Cioè, la cioccolata bianca la sento, adesso in prova degustativa. Sì. Non sento il fritto invece della ciambella, sento solo il cioccolato bianco. Io il cioccolato bianco lo sento molto e mi piace l'idea di questo liquido, anche perché sono degli accostamenti differenti rispetto ai soliti liquidi che conosciamo e mi piace un sacco. Madonna, è tipo Dio questa sedia, te lo dico. Si va? Vai, 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 arrivo io. Dove andiamo? Usciamo? Dove andiamo? Allora, per quanto riguarda il mio punto di vista, la cioccolata bianca è veramente lieve, si sente più nel retrogusto che nel sapore diretto. Però è molto calibrato come liquido, dei tre per me è il più buono in assoluto. E questo qua prende un 9 solo ed esclusivamente perché non sento quella nota che volevo sentire della cioccolata bianca. Qualora ci fosse stata quella nota che spiccava di più, per me questo qua era un liquido da 10. Molto buono però. Non do voti ai liquidi perché non lo trovo sinceramente giusto, ma questo è quello che invece mi piace di meno perché è troppo troppo dolce. Ok, ci sta. La base della cioccolata bianca comunque si sente moltissimo. Io almeno lo sento perché non sono abituata a liquidi dolcissimi. La sento subito. Si sente il fritto solamente nel retrogusto, così lo percepisco io. Vi dirò tra pochissimo quale invece mi è piaciuto di più nelle considerazioni finali. Allora, per le considerazioni finali, ragazzi, vi dico solamente che mi sono piaciuti moltissimo, perché comunque, a parte l'ultimo che ho provato, che vi ho detto che è troppo dolce per i miei gusti, gli altri due sono abbastanza, come si potrebbe dire, considerati liquidi forti, sì, dolci per i miei standard. Ma il più buono è stato pistacchio cream Dana.
Quindi il pistacchio che si percepisce sì poco, ma c'è la base lattea che è fatta davvero molto bene. Quindi la crema sulla ciambella si sente davvero molto molto bene. Tutte le ciambelle qui in questo caso sono venute con il buco, quindi sono davvero molto molto buone. Per farla breve, ragazzi, sono liquidi dolci, per alcuni all day, per altri un pochino meno. Il mio preferito, come ho detto, è il pistacchio cream donuts, perché sennò si offende questo se lo dice in una maniera un po' cazzara. E niente, noi vogliamo fare le piccole raccomandazioni finali, quella di iscrivervi al canale di Matty Babe, che mi ha assistito in questa video recensione, ma soprattutto seguirlo su tutti gli altri social che sono Facebook, Instagram, basta. Qualcos'altro. Infatti sono anche troppi. Iscrivetevi anche al canale di Miss Svapo, ma siete dei co. Se non conoscete il suo canale, conoscete il mio. Iscrivetevi ai suoi social, che non so quanti sono, ma sono più dei Instagram miei. Instagram e Facebook, non ne ho altro. Con l'ultima svapata vi salutiamo e succederanno delle cose nei prossimi periodi. Mi raccomando, condividete il video, attivate le campanelle sui nostri... con tutti i suoni che poteva fare proprio il trrr, e che poteva fare trio, o qualcosa del genere, no, proprio trrr. Ecco, attivate le campanelle sui nostri canali per ricevere le notifiche dei suddetti. E con l'ultima svapata a questo punto vi salutiamo veramente. E se il video non vi dovesse essere piaciuto, ce ne faremo una danaz di ragioni. Ultimo, ultimo, ultimo.